bentornati sul canale. Oggi video super frizzante, colorato e scacciapensieri, diciamo. Ho voluto creare con i prodotti che mi ha mandato The Balm da poco, in particolare con la palette Nude Dude, un look, diciamo, pin-up, ispirato comunque agli anni 50, caratterizzato ovviamente da toni nude sugli occhi e da questo splendido rossetto rosso sempre inviatomi da The Balm. Sono state proprio le immagini e l'iconografia del brand a ispirarmi questo look, e come poteva essere altrimenti, visto che comunque tutte le loro confezioni rimandano a queste donnine stupende, curviline e dalle labbra succose, e quindi insomma non vedevo l'ora di ricevere questi prodotti per poter creare insieme a voi un look così appunto anni 50, 50, un po' drive-in se vogliamo. Spero che vi piaccia e sono molto contenta di aver provato con voi in diretta per la prima volta questi prodotti, perché appunto non li avevo mai provati e sono rimasta molto contenta della loro performance, vi posso anticipare questo. Nonostante il look sia stato da me contestualizzato con parrucca, bandana, ciglia finte e quant'altro, è comunque un look piuttosto portabile, dal momento che alla fine si tratta di ombretti nude, di un eyeliner che voi potete fare più o meno sottile a seconda di quelle che sono le vostre esigenze, e un rossetto rosso che voi potete tranquillamente sostituire con un nude, malva, con quello che volete. Io spero davvero che il video vi piaccia e che vi sia utile. Applico Morning Glory di Nabla, che è il simil paint pot a base rosata, sulla palpebra fissa, diciamo a questa altezza qui, per andare ad uniformare, a dare quel appeal satinato, vellutato. Non vado sotto l'osso del sopracciglio e nemmeno sulla palpebra mobile, perché siccome l'applicherò a delle tonalità shimmer, se mettessi la base essa spegnerebbe, diciamo, lo shimmer degli ombretti. Dalla palette Nude Dude prelevo il colore, questo qui nude per l'appunto, che si chiama Fearless ed è per l'appunto questa specie di panna opaco, diciamo, e lo vado ad applicare con un pennello d'applicazione tranquillo, anzi meglio un pennello da sfumatura. Questo sarà il colore di, diciamo, base di tutto il mio occhio ed è questo bellissimo appunto color nudo dal leggero sottotono beige. Per andare ad intensificare un pochino la piega utilizzo Fisti, che è questo malva medio però molto naturale. Lo applico con un pennello da sfumatura un pochino più denso. Di questo trucco è sicuramente la parte esterna dell'occhio, quindi cerchiamo di mantenere il tutto abbastanza fuori per non andare a rovinare questo effetto molto molto allungato. Prelevo anche un pochino di questo tortora medio che si chiama Flawless e vado a sovrapporlo a Fisti per dare questo effetto tortora malva un po' indefinito che simula l'ombra ma rimane comunque molto naturale. Con l'aiuto di Fine, che è questo color caffè rossiccio shimmer, vado a creare una specie di base per il mio eyeliner e vado a scurire un pochino l'angolo esterno dell'occhio. Creando questa specie di V. In questo modo l'eyeliner sembrerà molto più
amalgamato, diciamo, con il resto del trucco e avrete anche un effetto un po' più tridimensionale. Con l'aiuto di Friendly, che è questo melanzana matte scuro, vado ad intensificare ulteriormente il lavoro che ho appena fatto, stando però molto più vicina all'attaccatura delle ciglia. Così creiamo un bel gradiente. Poi col pennello da sfumatura di prima riprendo un pochino i colori Fisti e Flawless, cioè i due tortorini malvini, e li sovrappongo un pochino andando a piano piano creare e sovrapporre tutte le mie sfumature per dare origine a questo cat eye molto sensuale. Quando vi sentite soddisfatti della vostra sfumatura, andate ad applicare il colore al centro della palpebra. Io ho fatto un mix di questi tre colori, che sono quelli più oro rosa, champagne, eccetera, e li ho applicati con il dito andandoli un po' a stratificare. Ho messo Fabulous, questo champagne chiarissimo all'angolo interno dell'occhio, e questi altri due tamponati insieme sulla palpebra mobile. Vado come primo colore con Fit, che è questo oro rosa. Che è anche quello più scuro, quindi insomma ha più senso. Poi applico sopra Faithful. E alla fine applico Fabulous, che è questo champagne molto chiaro giallino. Lo vado ad applicare anche al centro della palpebra per dare un bel tocco di illuminazione. Siccome voglio un effetto ancora più sparkly, applico il Mary Luminizer nell'angolo interno per dare quella definizione in più. Andiamo poi ad utilizzare questo bellissimo eyeliner nero che si chiama Chewing, che viene definito come un black liquid eyeliner, quindi non ha delle caratteristiche particolari. Io già l'ho usato su quest'altro occhio e devo dire che mi ha molto sorpreso, dal momento che è precisissimo ed ha una punta molto rigida, perfetta per fare le linee molto dritte. È un po' meno adatto se dovete fare delle cose, se dovete seguire la curva dell'occhio, diciamo. Infatti io, dato che ho l'occhio molto incappucciato, ho usato anche quello di Essence per andare, diciamo, a riempire laddove questa punta in feltro era troppo rigida, diciamo. Però per disegnare la linguetta esterna, o comunque se avete una palpebra bella tesa, questo è perfetto. L'eyeliner anni 50 ha la caratteristica di essere piuttosto tozzo, diciamo, soprattutto nella fine degli anni 50, che andrà poi a sfociare nell'eyeliner anni 60 ancora più grosso. E questa forma di eyeliner è molto indicata per chi ha appunto l'occhio incappucciato come il mio, perché quando avete l'occhio aperto comunque la forma dell'eyeliner continua a vedersi. Se voi fate una linea troppo sottile, l'eyeliner scomparirà tra le pieghe dell'occhio. Poi se volete perfezionarlo, io vi consiglio di andare a prelevare un pochino di eyeliner con un pennello del genere e con la santa pazienza di Giobbe.
inserisco la rima ciliare inferiore applicando una matita burro all'interno. Sfumando leggermente con i colori più scuri che ho usato sopra, in maniera molto delicata. Voglio creare solamente un'ombreggiatura naturale, perché il focus del trucco deve comunque rimanere la parte superiore. Magari l'unica cosa, possiamo illuminare un pochino di più qui l'angolo interno, anche sotto. Ok, adesso vado ad applicare il mascara, il Mad Lash Black Mascara. Non l'ho mai aperto, quindi proviamolo insieme. E poi vado ad applicare le Lovable Lashes, le Double Dahlia, che sono queste qui, che trovo perfette per questo look, perché sono appunto molto flirty, con questa parte finale tutta, diciamo, più spessa, e quindi aumenterà ancora di più l'effetto dell'eyeliner. Dopodiché torno e passiamo al viso. Applichiamo questo mascara. Ha questo scovolino in elastomero molto grande, molto lungo, che devo dire acchiappa bene. È veramente nero. Penso il mascara più nero che io abbia mai provato. È figo perché è grosso, però avendo questi dentini rigidi e corti, non vi sporcate. Guardate, anche mettendo il mascara sulle ciglia inferiori, non mi sono sporcata per niente. Ok, ho applicato le ciglia finte e adesso possiamo finalmente passare al viso. Dunque, per andare a scaldare un po' l'incarnato, utilizzo la Balm Desert, che è questa terra molto naturale dal sottotono biscotto, e penso che sia perfetta per andare appunto a scolpire un pochino il volto senza però fare un vero e proprio contouring, perché non lo vogliamo. Come blush vado a provare con voi per la prima volta, come del resto tutti gli altri prodotti che sto utilizzando, il Balm Beach, che è questo blush dal colore super super naturale, sperando che sul mio incarnato un po' si veda. Credo che sia un po' chiaro per me, però proviamo. Beh, di persona si vede, non so se in fotocamera si noterà molto. È molto grazioso questo blush. Per dare un pochino di colore in più, per fare un po' di guanciotte flirty anni 50, aggiungo un pochino di Frat Boy, che è un iconico blush di The Balm, molto conosciuto, ed è questo rosa, è un giusto mix tra il rosa, il fragola e il corallo. Se userò illuminante, perché in realtà, insomma, negli anni 50 non si usava, però poi magari proverò a fare qualche foto e se lo reputerò necessario lo aggiungerò e magari ve lo scriverò giù nell'info box. Come tocco finale non poteva mancare il mitico rossetto rosso, e applico con voi per la prima volta il Loyal, il Meet Matte Hughes, che è un rossetto per l'appunto rosso e che in realtà ha ispirato molto questo look, e non l'ho mai provato e lo voglio provare insieme a voi per la prima volta. Faccio un po' di contorno con la matita rossa. Vediamo un po' come si comporta. Ha un profumo.
ho sentito parlare un gran bene di questi rossetti e non posso che confermarne la fama, nel senso che si applicano facilissimamente, sembra di non portare nulla, sono pigmentatissimi, si asciugano e voilà, magicamente avete il rossetto rosso, cioè veramente sono favolosi, favolosi davvero. Ragazzi, il trucco è finito, mi sono divertita tantissimo a registrarlo, perché forse questo è il così il mood che più rientra nelle mie corde, io mi sento una pin-up dentro, forse anche per le mie forme, diciamo, e quindi spero davvero che vi siate divertiti anche voi a vedere come ho utilizzato questi prodotti di The Balm veramente superlativi. Io vi invito a lasciare un pollice in su e a lasciarmi le vostre impressioni ovviamente giù nei commenti e di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Cosa molto importante, non dimenticatevi di azionare la campanellina delle notifiche che è qui giù sotto alla mia faccia, dal momento che so che molte persone non ricevono le notifiche dei nuovi video e quindi se voi azionerete la campanella sarete sicuri che quando uscirà un nuovo video verrete avvisati. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!